posso dirlo, Dubravka, il portiere della Slovacchia, come Goicoechea, ragazzi, ha fatto un bagher di quelli bellissimi che mi ha ricordato ovviamente quel Roma-Cagliari e quella schiacciata più che bagher da parte di Goicoechea, però questo è stato un vero e proprio bagher, quello di Dubravka, che ha aperto le danze poi la Spagna e addirittura è uscito fuori un 5-0. La Slovacchia era partita benissimo in fase difensiva, nei primi 25 minuti ha tenuto botta nonostante la Spagna stesse prendendo letteralmente a pallonate la nazionale slovacca, che però dopo 25 minuti non ha più saputo resistere, e poi ha messo segno Dubravka con questa rete un po' fortunata, diciamolo, però Dubravka dopo avermi parato il rigore su Morata, rigore veramente calciato male, rigore proprio calciato controvoglia quasi per Morata che in nazionale spagnola a quanto pare è peggio di quello che abbiamo visto la Juve quest'anno, un giocatore veramente discontinuo che ha veramente un potenziale. Morata a me piace tantissimo, però veramente discontinuo, un giocatore da trovare assolutamente, un giocatore da mettere nelle condizioni di potersi esprimere benissimo, perché altrimenti fa male. Sì, diciamo che i tifosi l'hanno applaudito quando è uscito dal campo, però è comunque un giocatore anonimo come lo è stato in questa partita, quando non è nelle condizioni di giocare, però purtroppo molte volte non è nelle condizioni di poter giocare partite del genere. In ogni caso, la Spagna addirittura è uscita prima nel girone, in un girone dove la Spagna era terza prima di questa partita, grazie anche alla Polonia, ovviamente, che ha pareggiato contro la Svezia, Svezia che aveva 0 gol, aveva subito 0 gol e addirittura ne ha presi due oggi contro la Polonia. Polonia che ha deluso tantissimo assolutamente in questo girone, in questo europeo, però potrebbe essere ripescata come terza. Slovacchia che da seconda si ritrova a quarta, una vera beffa per una nazionale che sinceramente stava facendo veramente bene. È un peccato assolutamente perché purtroppo ci speravo tantissimo anche per una nazionale che comunque in ogni caso, nonostante i pronostici, magari potesse spingere sull'acceleratore e poi qualificarsi, beffando Spagna e Polonia, squadre sulla carta più forti rispetto alla Slovacchia. Peccato, peccato veramente, perché poi abbiamo giocatori come Hamsik, un Hamsik ritrovato in Europa, lo stesso Skriniar e insomma tantissimi altri come Kuzka, appena retrocesso col Parma e tantissimi altri. Peccato, veramente, veramente peccato. In ogni caso la Spagna comunque dominato, non gli si può dire niente, la Spagna possesso, una ventina, un'enormità di tiri e addirittura infatti ha vinto 5-0 proprio per farvi capire quanto, tanto che non è ancora finita, però faccio già il post partita perché cioè, la Spagna ha vinto 5-0. Cos'altro potrebbe succedere? E fu così che la Spagna fece un altro gol. 4 minuti di recupero. Comunque, stavo guardando per quello. E la Spagna che ci sa fare. Pablo Sarabia mi piace tantissimo. Scusate, Pablo Sarabia con la Spagna, a quanto pare riesce a trovare una sua quadratura, ma anche al PSG comunque è un buon giocatore, però mi sembra più leader in questa Spagna, assolutamente un gol e un assist per lui, giocate di un certo spessore, è una nazionale che a me personalmente non piace perché Luis Enrique ha fatto proprio il colpaccio, ha fatto esperimenti su esperimenti togliendo Ramos, convocando pochi giocatori, poteva convocarne 26, ne ha convocato 24. Sergio Busquets col Covid. Cioè, comunque, o sei un rivoluzionario o sei un pirla, come ho detto in tantissimi post partita della Spagna. Luis Enrique ha fatto qualificare da prima, seppur con grandi difficoltà, perché adesso non è che con questo 5-0 adesso la Spagna è tornata, la Spagna di qui, la Spagna di là. Per me la Spagna avrà difficoltà agli ottavi. Vedremo, io adesso non ho in mano cioè, i vari abbinamenti, chi affronterà la Spagna agli ottavi, però comunque
Bisognerà vedere adesso la Spagna cosa saprà dare agli ottavi e quale sarà l'avversaria della Spagna. Bisogna tenere in considerazione anche questo. Occhio ragazzi, occhio, perché non è che con questo 5-0 non si guarda più le altre partite e non si guarda più cosa è stata la Spagna prima di questo 5-0. Ecco, perché la Spagna ha avuto grandi difficoltà. Due pareggi, uno 0-0 contro la Svezia. Seppur la Svezia rinchiudendosi e tutto, e poi pareggio anche contro la Polonia, e quindi non lo so, non lo so. Spagna comunque criticatissima anche dagli stessi tifosi spagnoli, dagli stessi spagnoli, dagli stessi media spagnoli. È comunque un ambiente non così tanto unito, e quindi occhio, occhio che non bisogna cancellare quello che è stato. È comunque un 5-0 che dà sicuramente morale, fiducia e via dicendo, ma occhio, occhio a non chiudere gli occhi. Fatemi sapere il vostro commento qua sotto, migliore in campo Pablito Sarabia, oppure migliore in campo il portiere della Slovacchia che si è improvvisato oggi giocatore di pallavolo, è anche bravo, aggiungerei io, è anche bravo. Comunque scherzi a parte, dai. Iscrivetevi al canale, lasciate like, ci vediamo in un prossimo video. Che poi dovrebbe essere Portogallo-Francia, quindi fra poche ore ci rivediamo. Ciao ragazzi!